E passiamo alla prossima conferenza, se la presenterà Sandro Bardelli, che è ricercatore astronomo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico di Bologna. Si occupa di cosmologia osservativa ed ha usato i maggiori telescopi ottici radio e nella banda X. Faremo questo viaggio utilizzando il programma che, appunto, come avevo accennato prima, abbiamo usato gli anni scorsi, di simulazione spaziale. Vediamo un po' come va questa conferenza due mani. Prego. Allora, aspetta che devo prendere il microfono che funziona. Questo funziona? Ah, ok, grazie. Allora, innanzitutto buongiorno. Come voi sapete sono un astronomo. E oggi non vi farò una dotta conferenza sui misteri dell'universo, l'ho fatto gli altri anni, ci saranno altri che lo fanno. Quest'anno proviamo a fare una specie di visita molto rilassata, una specie di safari per il cosmo, giusto senza grandi pretese. Magari guardiamo un po' di bellezze del cosmo. Siamo uno low cost, molto low cost, quindi vi perderemo i bagagli, vi sbaglierete aereo, vi ritroverete nel posto sbagliato, finiremo... Insomma, probabilmente succederà di tutto. Per cui proviamo a fare questa visita guidata. Nembo, sei pronto? In genere no, si dice non disturbate il manovratore... Dobbiamo far arrivare il segnale lì prima. Perfetto, vedete, abbiamo già il primo intoppo, abbiamo l'aereo in ritardo. L'aereo non... Eh? Sì, sì, la compagnia non li fornisce gli asciugamani, quindi neanche quello. Ce n'è uno da dividersi in 5.000. Quant'è? Bene, allora siamo riusciti a far fiorire la Terra, che non è male. Ci siamo tra l'altro, visto che stiamo parlando prima che arrivi il segnale, legandomi a una delle domande fatte al relatore precedente, siccome ogni tanto abbiamo dei contatti con degli astronauti, un po' per la divulgazione, un po', la mia domanda è legata alla domanda sulla fisiologia. Gli astronauti possono fare la gara di Rutti? No, non la possono fare perché il rutto è sostanzialmente, scusate, una bolla di gas che a causa della spinta di Archimede va verso l'alto, quindi ci vuole una forza di gravità. Quindi non riesce a uscire, cioè bisogna forzarsi molto e a quel punto verresti beccato da Houston dicendo cosa stai facendo? Perché ovviamente cercare di sforzarsi vuol dire andare fuori anche con il ritmo cardiaco, e se improvvisamente tre astronauti iniziano a sballare il loro ritmo cardiaco, cosa state facendo? Devi inventare velocemente una scusa, cosa che non è possibile. Ne hanno fatte anche di peggio, mi hanno raccontato, mi hanno pregato di non dirlo, però. Siamo pronti. Eh? Ve l'hanno fatta. Chi è che c'era? Guidoni? Ah, no. La luce della terra. Ah, ok. Allora, tanto per cominciare, riusciamo a spegnere anche queste, che sono quelle che danno forse più fastidio? Mi sono preso anche la tabella di marcia, che non rispetterò minimamente, perché sono un po' cieco, ho detto di abbuiare le luci. Ecco, siamo nell'anno della luce e abbiamo tolto tutti gli anni del... Tutte le luci, quest'anno è l'anno della luce e anche il 100° anniversario della relatività generale di Einstein, quindi teniamo un po' presente questo. Siamo nel sistema solare, questa è la prima, cerchiamo di fare un po' i giapponesi, tac, due foto e poi andiamo via. E naturalmente qual è il pianeta che è più rappresentativo del sistema solare? È la nostra cara vecchia Terra, dove noi sappiamo che esiste la vita. Esiste della vita sedicente intelligente, perché ovviamente noi non abbiamo molte idee, e vediamo la caratteristica principale della Terra. Beh, è un po' blu, è un po' marrone. Esiste acqua liquida, esiste un'atmosfera che ripara la Terra. Vedete lì sopra, c'è addirittura l'aurora
boreale, qui vedete? Questa è dovuta, ecco, ci avviciniamo, questa è dovuta sostanzialmente alla presenza della nostra atmosfera, uno, ma due, alla presenza del campo magnetico. La Terra ha queste due fortune, ha un'atmosfera e un campo magnetico. Quindi tutte le particelle cariche che vengono dal Sole e che ci farebbero morire, sulla Terra vengono prima intercettate dal campo magnetico, poi vengono sparate verso il polo nord e a quel punto, quando vanno a sbattere contro l'atmosfera, lo sto facendo un po' alla leggera, ma è così sostanzialmente, l'energia dello scontro di queste particelle crea l'aurora boreale. Vedete? Queste un po' le variazioni, ma sostanzialmente è colpa del Sole. Un Sole attivo con cicli di 11 anni che ci provano queste, ci ricordano quanto siamo fortunati ad avere un'atmosfera sulla Terra, quanto siamo fortunati ad avere l'acqua sulla Terra e quanto siamo fortunati ad avere altre cose come la TV, il Grande Fratello, tutte queste cose qua. Allora, cominciamo il nostro ride nello spazio. Il nostro manovratore su Nembo ci fa incontrare il primo corpo celeste e anche qui c'è una bella fortuna. Vedete, ci allontaniamo, il primo corpo celeste che possiamo incontrare è la Luna. Ora, la Luna è particolare. Dov'è la Luna? È lassù, eccola qua, vedete? Ci avviciniamo pian piano alla Luna. Ecco. Particolare perché dal punto di vista delle dimensioni è estremamente grande rispetto al suo pianeta. Cioè è grande, non esiste nessun altro posto dell'universo, conosciuto ovviamente, che ha un pianeta e una luna così grande. E questo ci porta anche una fortuna, probabilmente l'avete sentito anche negli altri anni. La luna con la sua presenza stabilizza l'asse di rotazione terrestre. Se non ci fosse la luna, l'asse di rotazione terrestre comincerebbe a migrare, a andare in giro un po' per i fatti suoi. E quindi voi provate un microorganismo che lentamente passa dalla non vita alla vita, 100 milioni d'anni, trac, tutto ghiacciato. Allora ci sarà un altro microorganismo da un'altra parte della Terra che pian piano cerca passare dalla non vita alla vita, trac, tutto bagnato, tutto ghiacciato, perché si è spostato l'asse di rotazione. Quindi dovete sapere che dal punto di vista della crescita e dello sviluppo della vita, l'avere un asse di rotazione costante è importantissimo e molto di questa costanza ci viene proprio dal nostro satellite naturale. Ora però ci chiediamo com'è fatta la Luna. Partiamo col primo filmato? Sì. Andiamo a fare un tour della Luna. Ecco. No, quello dopo. Tour della Luna. Ecco, perfetto. Ecco, questa è una serie di immagini prese dal Lunar Reconnaissance Orbiter e queste sono foto vere della Luna. Vediamo un po' ad avvicinarci. To nearly everyone, the Moon appears to be a sterile, gray, unchanging world. But while the Moon has remained largely unchanged during human history, our own understanding of it has evolved dramatically. Vedete? Thanks to new observations, we now have questi sono i satelliti. Scusate, sono i crateri. Oggi non riesco a beccare neanche una parola giusta. Our solar system have been shaped over billions of years. Vedete? Questo è chiaramente un'esplosione, una caduta di un asteroide che ha provocato questi anelli di accumulazione, praticamente come quando voi gettate un sasso nell'acqua, vedete gli anelli che si allontanano e quindi la caduta in qualche modo scioglie un po' in forma di lava la roccia e a un certo punto rende visibili questi anelli. Entriamo in un cratere. Queste sono tutte foto, non c'è niente di computer. Vedete, la cosa particolare della Luna è la quantità di crateri, perché ovviamente non avendo atmosfera non c'è il fatto di dilavarla via. Questa è un'immagine gravitometrica, cioè delle zone blu sono dove c'è meno roccia e zone chiare dove ce n'è di più, quindi vedete che esiste nel passato della Luna comunque ci sono stati vari scontri con meteoriti o oggetti grandi che hanno martoriato la loro superficie
e molte volte hanno anche creato delle spaccature da cui è uscita la lava. Questo è il cratere più visibile. Voi, se avete un binocolo, guardate la Luna, chiaramente vedete questo cratere Tycho. E quello che, quando guardate la Luna, vedete anche i raggi che si dipan, che partono dal centro di questo cratere. Vedete? Questa è la pianura di Aristarco. Questi sono crateri molto vecchi. Questi sono crateri relativamente giovani. Qua sono i mari. I mari verosimilmente sono dovuti al fatto che sono caduti dei grandi asteroidi, hanno rotto l'interno della Luna, è uscita della lava che si è poi solidificata. Siamo stati sulla Luna? Sì, questo è il resto dell'EM. E qui vedete ci sono tutti le tracce del rover, e riusciamo anche a vedere bene dove è stato parcheggiato. Finora non c'è stato un vigile cosmico che l'ha rimosso, il che ci va bene. Passiamo al secondo filmato, perché il dubbio è come si è formata la Luna. Ecco, 4 miliardi e mezzo di anni fa c'era una volta un pianeta che si stava formando. C'erano 20 pianeti, perché voi sapete che la formazione dei pianeti è stata una cosa di accrescimento. Prima c'erano molti corpi piccoli, poi pian piano si sono scontrati e i corpi sono cresciuti. Quindi all'inizio della formazione del sistema solare c'erano molti più pianeti di adesso, ma molti più piccoli. Questa è più o meno la Terra come era. Quindi vedete che la crosta non si era ancora solidificata, poi ovviamente gli americani la fanno molto più spettacolare di quella che era, però sostanzialmente questa è una, come ci immaginiamo, potesse essere la Terra 4 miliardi di anni fa, centinaia di milioni di anni prima, centinaia di milioni dopo. Ovviamente era un periodo in cui la Terra e i pianeti si accrescevano, vedete c'erano detriti dappertutto, questi detriti finiranno sui pianeti e li renderanno sempre più grandi. Ecco, vediamo un po' a un certo punto cosa può essere successo per la creazione della Luna. Vabbè, questo ovviamente la vita non poteva esistere, anche perché il povero microorganismo sarebbe stato incenerito immediatamente. Allora, voi dovete immaginarvi che gli asteroidi che stanno cadendo oggi in realtà sono pochi rispetto a quello che ci poteva essere 4 miliardi di anni fa. L'ultimo grande bombardamento è stato intorno ai 3 miliardi d'anni. Ora, avevamo detto che c'erano più pianeti una volta, e a un certo punto un pianeta delle dimensioni circa di Marte, che qui viene chiamato Teia, insomma, vabbè, poi nomi di cose che non ci sono più sono un po' più dei riferimenti, colpì la Terra. Vedete, tutto il materiale scagliato in orbita da questa collisione ha cominciato a orbitare intorno al sistema Teia-Terra. La Terra si è ingrandita, si è formato un disco e all'interno di questo disco ha cominciato a crescere un nuovo corpo celeste. E questo corpo celeste è la Luna. Naturalmente vedete la quantità di impatti che ci sono stati, che hanno portato poi calore alla Luna. E poi pian piano, finito l'epoca dei grandi impatti, la Luna pian piano si è solidificata. Ok, torniamo.
Torniamo allo spazio. Quindi abbiamo già visto che il nostro satellite naturale è molto importante. Voi sapete tutti che nella sua orbita intorno alla Terra rivolge sempre la stessa faccia. A causa dell'attrito mareale, la Luna viene di giorno in giorno e di anno in anno spostato verso l'esterno di qualche centimetro, per cui la Luna ha due effetti: si sta allontanando e contemporaneamente sta rallentando il giorno sulla Terra. E quindi pian piano noi avremo una Luna sempre più lontana. Tra qualche centinaia di milioni di anni, voi sapete che la Luna ha le stesse dimensioni del Sole, quindi il 20 marzo abbiamo visto l'eclisse. In Svalbard, chi non è stato azzannato dagli orsi, perché è successo, quello che stava guardando l'eclisse è stato assalito dagli orsi, ha potuto vedere un'eclisse solare totale. Perché? Perché per una coincidenza cosmica le dimensioni della Luna sono uguali alle dimensioni del Sole e quindi si sovrappongono esattamente in maniera apparente. Tra qualche centinaio di milioni d'anni questo non sarà più possibile, la Luna sarà più piccola e avremo solo eclissi anulari. Passiamo al pianeta più lasciamo perdere Mercurio perché alla fine è un po' noioso come pianeta. Andiamo a Venere. Capitano, puntiamo la... Eccolo là. Allora, Venere, come vedete, come colore, non ha molto a che spartire con la Terra. La Terra è blu, con delle chiazze marroni. Questo è totalmente colore aranciato in qualche modo ed è dovuto alla composizione della sua atmosfera. Per un certo periodo eravamo tutti molto contenti, gli astronomi, sto parlando dell'Ottocento, perché effettivamente Venere aveva delle dimensioni molto simili alla Terra e quindi dici va bene, non vedo niente della superficie, quindi c'è l'atmosfera, è grande quanto la Terra. Vuoi mettere che non ci siano delle belle venusiane lì che stanno festeggiando dalla mattina alla sera? No, perché Venere è il posto più simile all'inferno che noi abbiamo, quindi la temperatura è sempre 400-430 gradi, quindi caldissimo. Abbiamo una pressione atmosferica che è come andare 1000 metri sotto il mare, quindi verremo in qualche modo schiacciati, comunque è estremamente difficile. Tra l'altro ci sono degli effetti ottici molto particolari, perché quando abbiamo un'atmosfera così densa, noi la nostra visione si apre un po', è come avere un fisheye, abbiamo caldo e poi ci sono piogge di acido solforico. Quindi se voi aprite si apre un ombrello, si scioglie l'ombrello, ve lo viene distrutto. Passiamo al prossimo filmato? Sì. Ma in realtà probabilmente... No, Venus, eccolo lì. Venere non è stato sempre... Credevo fosse qualche mio professore che mi... Vedete com'è? Queste sono le uniche foto che abbiamo di Venere, prese da quella sonda Venera. Ecco, vedete? Sostanzialmente questo è il panorama di Venere, un panorama estremamente desolato. Siamo praticamente in una bolla ad alta densità atmosferica, però l'atmosfera è estremamente abrasiva e questo lo capiamo dalla forma delle rocce. Vedete, è molto piatta, è un po' come quella che trovate nei torrenti, non ci sono punte in queste rocce. Perché è successo questo? Beh, è successo questo a causa del vento solare e delle peculiarità della posizione di Venere. Venere, purtroppo per lui, non ha campo magnetico, quindi non ha quello scudo contro le radiazioni solari che ha la Terra, e quindi tutte le radiazioni solari sono libere di bombardare costantemente l'atmosfera di Venere. Questi sono dei radar a tutti gli effetti. Vediamo. Ecco, questo è il Sole che emette le particelle nocive. Questa è proprio la visualizzazione delle particelle, certo non le vedete così. Arrivano sulla superficie di Venere, rimuovono quasi tutti i gas, escluso l'anidride carbonica. Importante l'anidride carbonica. Ecco. Lui non ha campo magnetico,
non può fare le aurore boreali come avevamo visto sulla Terra. Ecco qua, per esempio, è la visualizzazione di questo flusso di particelle che ci continua a bombardare costantemente. Questo è il flusso che non fa dormire gli astronauti. Gli astronauti quando dormono, chiudono gli occhi, vedono i flash, cioè non, vedono come dei flash, perché è l'interazione di queste particelle con la loro retina. Ecco, vedete, avete visto che la Terra ha uno scudo invisibile di campo magnetico che ci salva, ci protegge. Venere no. Venere a lungo andare è rimasto con l'unico gas che ha potuto conservare, l'anidride carbonica, ma voi sapete benissimo, perché se ne parla per il riscaldamento globale, che l'anidride carbonica è un gas serra. Quindi vuol dire che a un certo punto, vedete qua è la Terra con visualizzato il suo campo magnetico che ci difende, l'anidride carbonica essendo un gas serra, il pianeta ha cominciato a scaldarsi, ma più si scaldava più le sue rocce, i suoi vulcani emettevano anidride carbonica, più c'era anidride carbonica nell'atmosfera più si scaldava, quindi avevamo un effetto, ecco vedete qui sta perdendo l'atmosfera Venere, vedete, pelata via praticamente dal vento solare, lasciando una traccia di anidride carbonica. Questa atmosfera ad alta densità di anidride carbonica è quella che ha fatto quello che viene chiamato un runaway greenhouse effect, cioè un effetto serra che si autoalimenta fino ad arrivare alle temperature odierne di più di 400 gradi. Ci sono vari dubbi. Perché questo Venere non ha avuto un campo magnetico? E si ritira fuori, anche per caso di Venere, una grossa collisione con un altro corpo celeste al momento dell'inizio della vita di Venere. Facciamo il prossimo filmato, facciamo finta di atterrare su Venere, cosa vedremmo? Vedremo sostanzialmente questo. Nubi che vanno velocissime ad alta quota, pochissimo vento a bassa quota, ecco ferma, a bassa quota e tantissimi lampi. Perché il continuo sfregamento di queste correnti ad alta quota con l'atmosfera ferma a bassa quota genera dei grossi temporali e lampi. Andiamo, passiamo vicino alla Terra. Vedete, stiamo facendo questo giro un po' tipo giapponese, no? Facciamo un paio di foto, poi andiamo via. Ci vuole un po' di tempo, abbiamo un aereo che è un po' una carretta, ovviamente. E poi stiamo andando a velocità più maggiore di quella della luce. Stiamo andando alla sì, però non farti sentire da Albert Einstein perché potrebbe ridire. Ecco, siamo di nuovo nella nostra vecchia casa. Vedete l'importanza delle nuvole, l'importanza dell'atmosfera e ripeto l'importanza del campo magnetico. Tra l'altro la cosa che adesso è più dibattuta nel nostro periodo è quante volte e in che periodo c'è stato l'ossigeno sulla Terra. L'ossigeno non è rimasto costante. All'inizio, prima della vita, l'ossigeno non c'era. È stato portato dalla flora, dalla fauna. Quindi, e anzi, c'è stato dei periodi in cui l'ossigeno era eccessivo e ha provocato anche dei sbilanciamenti tra l'ecosistema animali e piante rispetto all'atmosfera. Andiamo verso Marte, il nostro vicino più studiato. Come ricordato qualche anno fa, solo il 50% delle sonde è riuscito a raggiungere indenne Marte, quindi speriamo di non 50% delle sonde o distrutte. Rivisualizziamo le orbite. Ecco la prossima. Uno dei motivi per cui si sono persi la sonda inglese era che avevano fatto un programma che ragionava in piedi, yard, e lo strumento ragionava in chilometri. Spero che tu in che cosa ragioni, Nembo? Sistema internazionale. Ah, ok. Sei forever. Europeista sciovinista, come si dice, come ci dicono. Ah, no, sì, ok. E qui c'è anche l'orbita di Cerere, quindi bisogna stare attenti, che comunque è dopo. Ecco, questo è Marte. La storia di Marte è particolare perché noi pensiamo
che qualche miliardo d'anni fa su Marte potesse scorrere acqua liquida. Quindi per qualche periodo su Marte c'è stata la possibilità di vita. Però ovviamente Marte è circa la metà della Terra, non può trattenere l'atmosfera. L'atmosfera è volata via e quindi Marte attualmente è più secco dei più secchi dei deserti della Terra. Ci sono però dei piani, in realtà sono piani, sono più ipotesi, noi non li vedremo, non li vedremo i nostri nipoti, che per studiare la dinamica dell'atmosfera di Marte ci si chiede, è possibile terraformare un pianeta come Marte? Perché l'acqua c'è ed è nel sottosuolo, c'è anche nell'anidride carbonica, lo vediamo ai poli. Se c'è acqua e ci sono tutti gli elementi per la vita, è possibile in qualche modo terraformare questo pianeta? Proviamo il prossimo filmato. E questa è l'evoluzione di Marte. Come sembra che sia tutto 4 miliardi di anni fa, sembra un po' come c'era una volta delle favole. Voi pensate che passare da 4 a 3 miliardi d'anni è veramente tantissimo tempo e quindi abbiamo una grossa incertezza. Quindi, come vi dicevo, qualche centinaio di milioni di anni in più, qualche centinaia di milioni d'anni in meno. Ecco, Marte doveva essere più o meno così, almeno alla luce delle nostre conoscenze, Marte doveva essere fatto in questo modo. Acqua liquida, ghiaccio. La composizione di questo ghiaccio però è sostanzialmente dovuto anche a ghiaccio di anidride carbonica, non solo d'acqua, ma a un certo punto la gravità di Marte non è stata efficace a trattenere l'atmosfera e quindi pian piano l'acqua se n'è andata, oppure è ghiacciata ed è finita sotto il sottosuolo, e quindi questo è quello che noi vediamo Marte oggi. Questo è Marte come lo vediamo oggi. Passiamo al prossimo. E questo è un'ipotesi per terraformarlo. Quindi alcuni si chiedono, ma se per caso andare su un pianeta di un'altra stella è estremamente faticoso, ci prende tempo, ci si chiede se richiede meno tempo terraformare un altro pianeta o andare ad abitare su un pianeta extrasolare, per esempio. Ecco anche qua Venere. Allora, raffreddare Venere non ci si riesce sostanzialmente. La cosa che si può fare è scaldare Marte. Come si scalda Marte? Beh, è ovvio. Noi siamo tutti i giorni alle prese con il riscaldamento globale della Terra, facciamo un bel effetto serra. Come si fa a fare un bel effetto serra? Beh, innanzitutto bisogna quindi liberare l'anidride carbonica che è sul suolo in forma ghiacciata, e noi lo sappiamo quanta c'è, perché ovviamente noi abbiamo questi rover che hanno sondato la superficie di Marte, quindi più famosi Spirit, Opportunity oppure Curiosity, e quindi un modo per terraformarlo è cominciare dalle calotte. Se io trovo un modo di scaldare efficientemente le calotte, perché io so che comunque c'è un ciclo di riscaldamento delle calotte dovute alle stagioni marziane, aumentare l'effetto serra, quindi immettere nell'atmosfera anidride carbonica a tutti gli effetti, o clorofluorocarbonati, che erano i gas che c'erano dentro negli spray, crea la liberazione di una significativa quantità di anidride carbonica e di vapore acqueo. In modi ne hanno studiati molti, addirittura annerire le calotte. Voi sapete che il colore nero assorbe calore e quindi scalda la calotta. Il bianco invece provoca una riflessione totale. Altri pensavano in enormi specchi per convogliare la superficie del Sole verso Marte. Comunque quello che ci si aspetta è
riscaldamento di Marte rigenera un'atmosfera prevalentemente dovuta ad anidride carbonica e vapor acqueo, che ricrea, a un certo punto fa ripartire il ciclo dell'acqua come lo conosciamo sulla Terra, cioè acqua liquida diventa vapore, diventa nuvole e poi torna a piovere. L'acqua liquida alla superficie di Marte adesso non può esistere perché non c'è pressione, perché voi sapete che dove non c'è pressione non ci può essere acqua liquida. Voi lo sapete perché quando andate a 3000 metri l'acqua bolle a una temperatura inferiore rispetto al livello del mare. Voi fate una prova, prendete un aspiratore di quello per fare il vuoto negli alimenti, se lo mettete in un barattolo questo aspiratore e ci mettete un po' d'acqua, poca, se fate un vuoto abbastanza spinto quest'acqua comincia a bollire, ma bolle fredda. Quindi naturalmente, come vi ho detto, non è possibile avere un'atmosfera stabile. Noi possiamo creare questa atmosfera solo per alcune centinaia di migliaia d'anni, ma il poveretto non ha la capacità di mantenere questa atmosfera. È troppo poco pesante, ha troppo poca massa. Quindi dopo un po' di tempo questa atmosfera se ne andrà. Passiamo al viaggio, continuiamo il nostro viaggio, passando velocemente per altri pianeti. Facciamo il tour dei pianeti. Passiamo vicino. Allora, la prossima orbita è Cerere. Infatti, come dicevo prima, uno si aspetta di vedere l'orbita di Giove, invece quella che si vede rappresentata qui, questa qui è Cerere. Dove vuoi andare? Andiamo su Giove, passiamoci vicino. Punto dell'orbita si trova, eccolo qua. Ovviamente nello spazio è difficile navigare, cioè non c'è il GPS, nessuno ha messo intorno alla galassia tutta una serie di satelliti, anche se in realtà c'è, perché sono le stelle chiamate pulsar. Le pulsar sono delle stelle molto compresse che emettono a periodi di millisecondi un impulso radio. Quello che ci si può pensare nel futuro, molto futuro, quando riusciremo a fare i viaggi interstellari, è di usare la distribuzione delle pulsar note come GPS. E sarebbero dei GPS perfetti, perché hanno una stabilità infinita, anche se in realtà poi stanno rallentando. Però le triangolazioni sono possibili. Potremmo pensare di avere un GPS cosmico. Questo è stato sfruttato, per esempio, quando abbiamo mandato la placca sul Pioneer 11. Voi sapete che abbiamo mandato una placca d'oro attaccata al Pioneer 11 con dei disegnini. In uno di questi disegnini ci sono dei punti che sono i punti delle pulsar esistenti. Quindi abbiamo fornito in pratica il programma gratuitamente del GPS cosmico ad eventuali alieni, dicendo noi siamo lì. Il problema è che bisogna che gli alieni capiscano cosa gli stiamo chiedendo, cioè cosa gli stiamo offrendo, perché voi provate a prendere un Windows XP e metterlo in Windows 8, non funziona. Il problema è capire anche se il nostro linguaggio, rispetto ad altre civiltà, è ancora, o lo è mai stato, capibile anche a livello di disegno. Questo è Giove. Naturalmente Giove non può ospitare la vita perché è fatto di gas, però abbiamo grandi speranze su Europa. Ci riusciamo a passare vicino a Europa? Sì. Che è il primo satellite, eh? È il primo, giusto? No, è il secondo, no, scusa, il primo satellite che è fatto totalmente di ghiaccio. Ecco, eccolo qua. Eccolo lì. Vai. Ecco, questo è sostanzialmente ghiaccio, equivalente al pack del Polo Nord, e la cosa che noi presumiamo è che all'interno ci possa essere un oceano ghiacciato. E quindi, se c'è un oceano ghiacciato, perché mai non potrebbe esserci della vita? Noi, probabilmente Europa ha un nucleo
con del ferro o dei materiali pesanti, uno strato di ghiaccio, uno strato di oceano allo stato liquido e di nuovo uno strato di ghiaccio. Ecco, quello che vedete qui è sostanzialmente un enorme e piatto strato di ghiaccio. Nel futuro, prima o poi, speriamo, ci sarà una sonda che arriva su Europa, fa un buco, cala un sommergibile e noi avremo delle informazioni del vero stato di Europa. Andiamo su Saturno. Esattamente. E poi, tra l'altro, siamo anche molto più lontani dal Sole, quindi l'intensità di bombardamento delle particelle è cala col quadrato della distanza. Andiamo su Saturno. Saturno, anche lui, è invivibile, però anche lui ha dei satelliti ghiacciati. Quindi abbiamo Encelado, e in particolare Enceladus ha una forma, ha una caratteristica molto simile ad Europa. Noi sappiamo che c'è del calore interno ad Enceladus perché noi vediamo, sono stati visti dalla sonda Cassini, dei geyser. Quindi Enceladus emette geyser di vapore acqueo che vengono sparsi nel cosmo. E quindi anche lui potrebbe essere una possibile sosta. Riesci per individuarlo dei... qui? Dimmi? Riesci a individuarlo qui? No, ci sono talmente punti. Vediamo di mettere qualche etichetta. Sì. Eccolo lì, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra. Eccolo lì, perfetto. Ecco, vedete, di nuovo, anche a causa della sua riflettività, possiamo capire subito di quanto è fatto d'acqua questo oggetto. E, naturalmente abbiamo dei crateri, ma vedete, rispetto alla Luna ce ne sono molto meno. Cosa deduciamo da ciò? Che la superficie di Enceladus non è stabile, statica, si muove. Se fosse statica, noi avremmo un'infinità di crateri, ce ne sono pochi, quindi la superficie è dinamica, continua a cambiare, che dal punto di vista della possibilità di avere della vita è soddisfacente, è un buon indizio. E quindi facciamo velocemente Urano-Nettuno e andiamo nel regno delle stelle. Sì. Sì, il problema è che loro ti offrirebbero troppe poche materie prime. Scusate una cosa, c'è il microfono senza fili? Sì, intanto ripeto la sua. Dal punto di vista della colonizzazione, si chiedeva se era meglio andare direttamente su Encelado, per esempio, o su Europa, piuttosto che su Marte. Il vantaggio di Marte è che ha un suolo con dentro delle caratteristiche chimiche e ti offre tantissime materie prime. Queste materie prime che sono nel suolo di Marte, quindi c'è comunque ossigeno, c'è del ferro, c'è del silicio, quelle le puoi utilizzare. E al contrario di Enceladus o di Europa, è fatto tutto di ghiaccio d'acqua. Le prime materie prime che tu puoi trovare sono nel nucleo di queste lune, per cui tu faresti molta fatica ad andare a prenderle. Ricorda poi, se noi vogliamo tenere questa atmosfera con dell'ossigeno, dobbiamo, come si diceva anche prima, coltivare delle piante, perché è l'unico modo di sequestrare anidride carbonica e ridare ossigeno è la fotosintesi clorofilliana. Allora, Marte ha un suolo, per quanto arido, questi non ce l'hanno, c'hanno ghiaccio e non abbiamo, non conosciamo delle piante che riescano a sintetizzare i loro bisogni dal ghiaccio. Marte ha questo suolo. L'unica cosa che dovremmo rendere fertilizzato il suolo di Marte per avere delle coltivazioni di piante, e questo non è facile, bisogna portarci dei batteri sostanzialmente. Quindi da quel punto di vista lì della colonizzazione non sono buone, diciamo, buoni, non sono promettenti, lo sono solo dal punto di vista della possibilità di avere della vita in forma molto primitiva, perché loro hanno le materie prime
che se le possono prendere dai nuclei e possono galleggiare nell'acqua. Ma dal punto di vista noi che siamo fuori, diventa molto dispendioso andarle a prendere. Questo è Nettuno. Con la Luna Tritone. Sì. Che si può giungere, è destinata giusto a cadere su Nettuno, perché è un pianeta nano catturato. Uh-huh. Mi confermi? Sì. Vai su Urano. Urano l'ho già passato. Sì, scusa, sei buonanotte. No, perché anche Urano, vabbè, come dettagli superficiali non è così interessante. Dimmi tu la prossima destinazione. Allora, cominciamo ad allontanarci e andiamo verso le galassie. Ok. Vediamo la nostra galassia dal di fuori. Questo è il nostro condominio. Chi di voi ha avuto una riunione di condominio sa che non è molto semplice. Qui convivono veramente tante cose diverse. Dal punto di vista delle stelle, questo oggetto ne ha 100, 150, 200 miliardi di stelle, non lo sappiamo con esattezza perché noi essendo dentro non riusciamo a fare un censimento globale di tutte le stelle all'interno della nostra galassia. Comunque si pensa che tra 100 e 200 miliardi di stelle. È grande 100.000 anni luce, quindi da un punto all'altro la luce ci mette 100.000 anni. Voi pensate alle difficoltà della comunicazione tra due civiltà da un punto all'altro delle... Uno dice ciao, 100.000 anni, torna indietro dopo 5.000 anni il messaggio, e cosa hai detto? Ciao, altri 100.000, insomma si fa presto ad andare quasi su un milione d'anni. Quindi la comunicazione era stato, adesso non mi ricordo più se addirittura Drake parlava che la comunicazione tra civiltà nella nostra galassia o anche con altre galassie è un messaggio di una civiltà che è ormai morta, che deve arrivare a una civiltà che non si è ancora formata. Quindi dobbiamo sempre tenere conto di questo spostamento temporale quando noi intraprendiamo dei progetti come quello di SETI. Allora, dentro in questo condominio, come tutti i condomini terrestri, la gente nasce, cresce, rompe le scatole e poi muore. E quindi anche le nostre stelle nascono, crescono e poi muoiono. Facciamo il filmato dell'Orione 3D, vediamo se è abbastanza alta risoluzione. Questa è una visualizzazione della nebulosa di Orione, è una riproduzione al calcolatore abbastanza fedele, e facciamo una missione all'interno della nebulosa di Orione. Come vedete qui si stanno formando stelle, tanto per un'idea si stavano formando 1.000 stelle in una dimensione tipica del sistema solare. Quindi è praticamente una neonatologia, dove ci sono tutti i lettini vicino e tutti questi bambini che si stanno creando. Vedete? Il gas si sta formando, e vedete queste bozze? Sono le stelle, diciamo i bozzoli all'interno dei quali si stanno formando le stelle. Vedete? Ce n'è uno qua. Dopo un po', adesso passiamo attraverso. Dopo un po', quando la stella ha cominciato le sue reazioni nucleari, è qua dentro. Qua è invisibile ancora la stella, è una specie di uovo a tutti gli effetti, la stella comincia a scaldarsi, cominciano le reazioni nucleari e le reazioni nucleari fanno scaldare la stella e la sua pressione di radiazione disperde il gas all'interno della nebulosa di Orione. Vedete? Vedete, ovviamente queste stelle non stanno ferme, questi bozzoli girano, orbitano e quindi hanno questa tipica forma a cometa a tutti gli effetti, a girino. Vedete? Questa è una visione abbastanza realistica della nebulosa di Orione, uno dei posti della galassia dove si stanno attualmente formando le stelle. Passiamo a quella dopo, non è l'unico posto, ci sono anche nella nebulosa dell'Aquila, questi sono i pillars chiamati, queste sono osservazioni da Space Telescope, e vedete tutti questi posti, queste nubi oscure nascondono stelle in formazione. Noi vediamo questa corona proprio perché
la formazione del, questo abbiamo cambiato, stiamo guardando nell'infrarosso, questa è una stella che si è appena formata e sta liberandosi come un pulcino col suo uovo, si sta liberando del, dei gas che, la stanno, che l'hanno formata. Questa è un'altra nebulosa, qui invece c'è una stella estremamente grossa, gigante all'interno, quindi l'effetto di vento stellare che elimina il gas è molto più forte. Bene. Ok. Riesci a volare sulla testa di cavallo? Ok, proviamo. È un'altra di queste. Dunque torniamo sulla terra. Sì, andiamo sulla terra. A velocità pazzesca. Sì. Smodata. Smodata. In realtà adesso usciamo, vediamo tutti gli altri, per un effetto relativistico hanno tutti 200 anni quelli, sì, fuori, noi siamo rimasti giovani. Esatto. Noi diciamo, ma non c'era la riunione di Star Trek? No, c'è stata 200 anni fa. Che avete saltato tutti la pensione, avete tutti i contributi, non li avete pagati per 200 anni. È scaduta la patente da 200 anni, vi hanno rimosso la macchina e quindi dovete pagare il deposito per 200 anni. Eccola qua. Eccola qua. Ci sono delle, delle nubi che ovviamente non hanno ancora sviluppato tantissime stelle, le stanno sviluppando e quindi sono ancora oscure. Qui dentro si formeranno delle stelle, ma non si vedono perché non hanno ancora acceso le loro reazioni nucleari. E qui dentro sono di nuovo dei posti dove le stelle stanno formandosi in massa. Questa è la famosa nebulosa testa di cavallo che si vede in Orione. Queste sere si vede ancora un po' Orione e come vedete possiamo passarci in mezzo e gas e polvere cambiando di silicio. Prospettiva, esatto, vediamo una cosa poi completamente diversa. Eccolo. Ma vedete, non è solo ecco, noi adesso stiamo guardando verso il centro galattico. Vedete questa banda nera? È tutto gas. È tutto gas pronto per fare altre stelle, è materiale pronto per fare altre stelle. Allora abbiamo formato le stelle e vediamo come sono, come appaiono. Le dimensioni delle stelle non sono tutte uguali, esistono le stelle piccole o le stelle grandi e quelle smodate, sì, giustamente. Qui è, vabbè, tutto. È che noi astronomi quando vediamo questo siamo molto invidiosi perché noi non riusciamo a fare questi filmati così belli. Vedete, stiamo mettendo in fila tutte le dimensioni dell'universo. Vedete Marte rispetto a Venere che è circa uguale alla Terra, vedete è la metà circa. Questa è la nostra Terra che è nel giusto mezzo, ma già rispetto ai pianeti gassosi è piccolina. Adesso noi sappiamo che esistono delle super Terre che sono una volta e mezzo la Terra e che potrebbero comunque ospitare della vita, ma già una stella come il Sole, vedete, è estremamente più grande sia di Giove che della Terra. Sirio, vedete, stiamo diventando sempre più grandi, sempre guardate il Sole com'è. Questo Arturo, Aldebaran di nuovo è visibile. Queste sono stelle che stanno per morire. E andiamo sempre sui supergiganti. Ma tanto per avere un'idea, vedete, adesso vi faccio vedere quanto è grande la stella più grande che è questa. Adesso vi fa un esempio. Ecco, questa sarebbe la dimensione della Terra. È questo puntinino qui. 1.800.000. Allora, dice, immaginatevi un aereo di linea che vola a 900 km orari. Quanto ci mette a fare tutto il giro di questa stella? 1.100 anni. Come vedete, le dimensioni sono estremamente elevate. Non lo so, facciamo un altro... Ecco, questo...
Diciamo che attualmente non le misuriamo in tempo luce, però sì, stiamo arrivando a picche dell'uso dell'anno luce. Ok, torniamo un attimo a Space Engine. E avviciniamoci a Formaldehyde, ci riesci? Vediamo se abbiamo. No, andiamo su Vega prima. Adesso non so. Ora, quello che vi devo raccontare, l'abbiamo superata, ci siamo battuti contro contro il nucleo di Vega. È stato... Più pesante una stella, prima muore. Il nostro Sole si è formato 4 miliardi e mezzo di anni fa e durerà più o meno altrettanto, poi morirà. Però ovviamente una stella più pesante consuma prima il suo materiale per le reazioni nucleari e muore prima. Quindi le stelle e anche la sua temperatura superficiale è più alta. Quindi, ricapitolando, stelle blu sono stelle più calde, che sono stelle più grandi, che muoiono prima. Una stella blu muore dopo 100.000 anni circa, 100.000, 200.000 anni. Fa fatica ad arrivare a 1 milione d'anni. Stella verde è un meno pesante, un po' meno calda e dura di più. Il Sole dura 10 miliardi d'anni, è una stella gialla. La nostra vicina Vega, che è la stella più luminosa dopo Sirio, durerà, ha una vita prevista di circa 2 miliardi d'anni, è una stella bianca. Ma cosa succede su Vega? Ora, intorno alle stelle si formano anche i pianeti. Si forma un disco da cui verranno creati i pianeti. I pianeti, diciamo il tempo scala della formazione dei pianeti è alcuni centinaia di milioni d'anni. La vita, si pensa, sia nata 2 miliardi d'anni dopo circa la formazione del pianeta. Ora, la scarogna di questi poveri futuri abitanti di Vega è che l'attesa vita di Vega è circa 2 miliardi d'anni. Quindi noi sappiamo che c'è un disco, noi sappiamo che intorno a questo disco si stanno formando dei pianeti e, poveri vegani, la volta che magari parte la vita, la stella li finisce. Quindi esistono anche delle stelle dove la formazione della vita non è possibile proprio perché la stella non ha abbastanza vita davanti a sé. Ok? Ma andiamo sul filmato di Formaldehyde. Ecco, questa è più o meno un'immagine che sempre ricreata della stella Formaldehyde, dove si è già formato un pianeta e vedete tutti. Vabbè, è passato dopo. Già quello dopo. Ok. Bloccalo e poi dopo rivediamolo un attimo, che sono 10 secondi. E vedete che invece su questo disco planetario i pianeti si sono già formati. Ma passiamo al prossimo filmato. Allora voi tutti chiederete, ci si chiede, qual è la fine prevista per il nostro Sole? Quanto abbiamo ancora, Nembo? 5 miliardi d'anni davanti, va bene? Mezz'oretta. Questa mi è piaciuta, devo dire che... Senza mangiare, però. Il cibo degli astronauti, ok. Allora, adesso vi faccio vedere la fine prevista per il Sole. Vediamo un po' che va avanti il filmato. A un certo punto il Sole al suo interno finirà l'idrogeno. Noi sappiamo che le nucleari all'interno del Sole la trasformazione del meglio e a un certo punto questo finirà. Cosa succede? Succederà semplicemente che la parte interna del Sole, il nucleo, diventerà sempre più compatto, ma contemporaneamente, vedete, la parte esterna comincerà ad espandersi sempre di più. La parte interna diventa sempre più compatta, la parte più esterna invece si espande. Cosa succede? Succede che l'espansione di questa stella
distruggerà tutta la vita sulla terra. Ora, vedete, puoi bloccare, torna indietro, scusa. Vai verso la... Sol. Riesci a portarlo e bloccare l'immagine? Ecco, fermati qui. Va bene. Allora, in realtà la gente pensa che la vera fine nostra sia nel momento di massima espansione della stella. In realtà è un po' prima. Un po' prima, perché noi siamo più o meno qui. Come vedete, il Sole aumenta la propria luminosità di circa 20-30% ogni miliardo d'anni. Quindi tra un miliardo d'anni il Sole sarà il 30% più luminoso. Ora, siccome noi siamo in un equilibrio molto instabile tra l'acqua, l'atmosfera e il ciclo dell'acqua, già il 30% di più di radiazione nucleare, di radiazione solari, ci provoca il bollire di tutta l'acqua degli oceani. Quindi noi ci aspettiamo che tra un miliardo d'anni circa non ci sarà più acqua negli oceani, e senza acqua è vero che ci possiamo fare il caffè con l'acqua calda o il tè, ma non potremo fare molto altro. E quindi vediamo come potrebbe essere l'immagine del Sole invece dopo che ci ha ammazzati già tutti, quando comincia ad espandersi. Prossimo film. Ecco. Ecco, questa è la Terra, vista dalla Terra, l'espansione finale di questo Sole. Si è mangiato Mercurio, si mangerà Venere e probabilmente arriverà più o meno all'orbita della Terra. Non è ancora chiarissimo, perché dipende dai dettagli molto fini dei calcoli, se questa stella si mangerà la Terra oppure arriverà giusto vicino all'orbita. Comunque noi sappiamo che questo effetto farà allontanare leggermente la Terra dalla sua orbita, e quello che rimarrà sarà un sassolino più o meno in fase di scioglimento. Questo è più o meno la fine della Terra. Saranno plasma a temperature circa 4.000 gradi, dai 3.500 ai 4.000 gradi. No, la densità, dovete sapere che la densità del Sole è circa quella dell'acqua, è solo il nucleo del Sole che è estremamente denso, ha una densità che è maggiore di quella del ferro, ma la densità media del Sole già adesso è quella dell'acqua. Quindi prendere il Sole ed espanderlo fino all'orbita della Terra vuol dire renderlo a bassissima densità, è un plasma a bassissima densità. Voi dovete pensare che è circa quella che c'è nel cannone ad elettroni di un televisore, ok? Quindi molto poco. Il danno che lui farà sarà perché ci saranno pochissime particelle, ma molto calde, quindi molto veloci, che proprio per collisione scalderanno l'atmosfera della Terra. Allora, però, fermo lì. Non tutte le stelle hanno, diciamo, una fine come questa. Andiamo su Eta Carinae. Filmato o... No, tu, facciamo il giretto. Vediamo se sai c'è. Che dovrebbe essere Eta Car. Ok, andiamo su Eta Carinae. Allora, non tutte le stelle muoiono così facilmente come il Sole. E abbiamo detto che più è pesante e più ha anche energia gravitazionale. Il Sole si espanderà e poi manderà nello spazio i propri gas, rimarrà una nana bianca, cioè il suo nucleo molto compatto. Non è che sia, cioè, neanche uno scherzo, voi pensate che un cucchiaino di questa materia della nana bianca pesa quanto una macchina multipla, quindi è una stella estremamente compatta, e ci sarà un nucleo abbastanza che pian piano si spegne perché non è più alimentato dalle reazioni nucleari. Invece ci sono altre stelle che esplodono facendo il botto, le supernove. La domanda che viene spontanea è: sto cavolo di supernove ci fanno paura o no? Quali sono le stelle che potrebbero esplodere da un momento all'altro?
Beh, una delle possibili eta carine, perché sono 200 masse solari, pesano quanto 200 soli, e quindi l'esplosione è totale. Non sarà una normale supernova, è quella che adesso gli scienziati chiamano ipernova, cioè una supernova dove l'esplosione genera contemporaneamente dentro un buco nero. Quello che si aspetta è che questo oggetto crei un gamma ray burst. Il gamma ray burst è un'emissione estremamente letale di raggi gamma che potrebbe estinguere la vita. Vediamo il film? No, i raggi gamma, che essendo elettromagnetici, non gli interessa niente del campo magnetico. Abbiamo solo una fortuna, che è estremamente collimato. Vedete? È collimato, è un raggio praticamente. Non è in tutte le direzioni. È estremamente collimato, quindi devi passarci proprio davanti per essere colpito. Quindi, per fortuna, siccome... per fortuna nostra, tutte le stelle che noi pensiamo possano finire nova, attualmente non hanno i poli diretti verso di noi. Okay? Quindi non abbiamo la canna della pistola che noi stiamo guardando dentro il tunnel. Vediamo la canna della pistola diretta verso da un'altra parte, che ci rende molto tranquilli. Le possibili stelle che potrebbero diventare ipernove e che potrebbero, di cui non sappiamo della loro orientazione, sono per fortuna però abbastanza lontane, più dei fatidici 100-500 anni luce di distanza per non darci grossi problemi. È più di 1000 anni luce, 1500 anni luce all'incirca. Però ce ne sono altre, per esempio c'è Deneb. Riesci ad andare su Deneb? Deneb. Sì, ma forse, ecco, siccome diciamo i nomi più comuni probabilmente li riconosce più facilmente. Anche lei è una gigante, anche lei potrebbe esplodere, ma vedete, qui c'è anche la distanza, giusto? Vedo. Sì, esatto. È una distanza di circa 10 anni luce. Quando poi vedrete le distanze delle stelle, uno dirà 10 anni luce, l'altro dirà 30, l'altro dirà 60, perché è abbastanza difficile capire la distanza delle stelle. O sono così vicine che io faccio delle triangolazioni, un po' come quando voi andate in treno, vedete gli alberi che si spostano, o se sono troppo distanti devo andare su delle tecniche che hanno un errore associato abbastanza grosso. Quindi non preoccupatevi se qui vedete 10 anni luce e da un'altra parte su un altro libro vedete 30 o 40. Questo è un po' una cosa. Ecco, questa sarà, probabilmente esploderà come una supernova normale, non ci darà particolarmente fastidio. Adesso per esempio andiamo su Aldebaran, su Betelgeuse, scusa. E anche questa, noi ci aspettiamo che da un momento all'altro anche quest'altra stella possa esplodere, perché veramente alla fine la sua vita sarà una fase in cui questa è gigante rossa. L'avevamo incontrata quando abbiamo fatto le dimensioni delle stelle, vi ricordate? Cioè ci stanno dentro migliaia e migliaia di soli qui. A questo punto, quando finirà del tutto la sua carburante nucleare, lei improvvisamente crollerà su se stessa e poi genererà un'esplosione supernova. Questa non è una ipernova, è una supernova normale. Vedete, comunque già delle instabilità mandano in giro del materiale della sua superficie, si vede abbastanza bene qui in effetti, ma la cosa importante è che quando scoppierà questa stella, che può essere domani, come può essere tra 1000 anni o tra... Esattamente, però diciamo dal punto di vista nostro potrebbe essere che domani, vediamo, avrà grossi problemi. Avremo una stella molto luminosa, verosimilmente farà anche delle ombre per terra, un po' come la luna piena, tanto per avere una luminosità. Tanto, ma dal punto di vista degli impulsi che ci danno paura, cioè i raggi gamma,
non è una gran produttrice, quindi non dovrebbe. Alcuni pensano che questi raggi gamma interagendo con la superficie della Terra potrebbe stimolare più piogge della media, ancora delle speculazioni. Un'ipernova si forma e dentro abbiamo detto che tutto collassa, tutto diventa più. Cosa forma? Forma il buco nero. Vediamo cos'è il buco nero. Il buco nero. Questo qui, adesso sono andato in un ipotetico pianeta che orbita attorno a Betelgeuse. In questo caso è il primo pianeta vicinissimo, e quindi si vede che in pratica è un corpo di lava fusa. Sì, perché poi tutto sommato la stella non è caldissima, siamo alcune migliaia di gradi, però è estremamente estesa, quindi dove viene generata la luce è estremamente vicina al pianeta. Bene, okay, andiamo quindi al buco nero, facciamo questo giro, no, nel film. Ah, ok. E come voi sapete tutti ormai, ecco, il buco nero è la pattumiera perfetta, non c'è bisogno neanche di riciclare. Passa una stella, viene catturata e viene mangiata. Naturalmente è il momento quando il buco nero si pappa la stella, diventa attivo, perché il materiale della stella comincia ad scaldarsi e a cadere nel buco nero, e un po' di materiale viene eiettato dai poli. E noi lo vediamo come, per esempio, il nucleo galattico attivo, quando i buchi neri centrali delle galassie si mangiano delle stelle, per esempio, o lo vediamo come oggetto X nel caso di buchi neri di grandezza stellare che si stanno pappando allegramente il materiale della stella compagna. Questo vediamo cosa può succedere nel caso della Terra, e vedete una cosa molto particolare: che la Terra, a causa dell'enorme attrazione gravitazionale, si stira. E vedete, la Terra non c'ha molto materiale, ha fatto un plof tipo flash molto, molto loffio. Non stiamo parlando di stelle, stiamo parlando di cacchine galattiche, la nostra Terra, sostanzialmente. Però ecco, sì, andiamo avanti. Vedete, questo invece è un enorme buco nero, sembra più lo scarico del lavello quando togliete il tappo, però è vero, tutto il materiale che viene mangiato dal buco nero spiraleggia e cade, mentre un po' di questo materiale riesce ad avere abbastanza velocità da uscirne, perché il punto di non ritorno, l'orizzonte degli eventi del buco nero, è qua dentro, è molto piccolo, è più o meno grande quanto, non dico delle dimensioni di questo punto laser, ma poco più. Questo invece, si parla di buchi neri centrali delle galassie, quindi parliamo di milioni di milioni, se non di miliardi di volte il nostro Sole in termini di massa, quindi stiamo parlando di veramente buchi neri estremamente giganti. E ecco, aspetta un attimo, e quello che si suppone è che ogni galassia ha il suo buco nero centrale. Come tutte le case devono avere lo scarico e il lavello, tutte le galassie hanno il proprio buco nero. La cosa che noi non ci spieghiamo è perché galassie grandi hanno buchi neri grandi, galassie piccole hanno buchi neri piccoli. Detta così sembra una fregnaccia, però è veramente uno dei misteri che stiamo indagando in questi anni. Come fa il buco nero centrale a sapere quanto è grande la sua galassia? Questo ancora non l'abbiamo capito. Allora, visto che abbiamo detto che tutte le galassie hanno il proprio buco nero, voi vi direte, anche la nostra Via Lattea, visto che è un condominio che non si fa mancare niente, c'ha il suo buco nero, no? Perché, come si diceva, c'è il gas freddo, c'è già il caldo e c'è anche lo scarico, quindi abbiamo. Ed effettivamente è vero, perché se noi andiamo al centro della nostra galassia e stimiamo, ferma un attimo scusa, le orbite delle stelle più centrali della nostra galassia, noi non vediamo niente, perché il buco nero, come abbiamo detto, o sta mangiando e quindi quello che sta mangiando diventa incandescente, quindi vedo l'incandescenza dell'oggetto che sta cadendo, oppure lui essendo nero non riesco a vederlo. E quindi nel nostro caso, visto che il buco nero centrale della nostra galassia non si è pappato ancora niente, almeno in questi periodi, noi l'unico modo per scovarlo è misurare le orbite delle stelle intorno al buco nero.
e noi attualmente crediamo di sapere che il buco nero centrale della nostra galassia pesa 4 milioni di volte il Sole. Quindi non è grandissimo, non parlo di milioni di soli, ma cioè miliardi di soli, ma comunque è rispettabile. Ma cosa è successo cosa succede in questi anni? Un gruppo di astronomi del European Southern Observatory ha scoperto che esiste una piccola nube libera, non sappiamo bene come si è formata, non è una stella, probabilmente è proprio una nube, che è su un'orbita di passaggio molto ravvicinato al nostro buco nero. È stata scoperta nel 2005, questa è una simulazione, però stanno osservando oggi, in questi mesi, perché in questi mesi c'è il minimo avvicinamento di questa nube al nostro buco nero centrale. Vai avanti, mette la nube, ovviamente viene distrutta dagli effetti mareali, vedete, 2015, 2016, 2017. Nel 2020 probabilmente il gas cadrà sul buco nero e siamo molto interessati a vedere se questo buco nero in qualche modo si accende, ma non è il buco che si accende, è la sua materia che sta cadendo, e se genererà qualche strano fenomeno interessante. Sì, 26.000, sì. Però noi lo vediamo oggi, quindi ecco, vedete? Noi lo vediamo, questo oggetto si vede anche nell'ottica, nell'infrarosso, perché è caldo, ha delle temperature intorno a qualche centinaio di gradi, e quindi lo riusciamo a seguire sia nelle onde radio nell'ottico. Come vedete, prima o poi, tra il 2020 e il 2040, ci aspettiamo, andiamo pure avanti di fila, dai. Qua dice che Einstein, quando sviluppò la sua teoria di relatività, vide che le equazioni contenevano qualcosa di strano. In realtà non è vero, Einstein non ha parlato di buchi neri, è stato Karl Schwarzschild, 1916, questo poveretto ha trovato la soluzione per i buchi neri, in realtà per un campo gravitazionale con un centro, in trincea nella prima guerra mondiale. E infatti quando ha mandato le lettere a Einstein, Einstein diceva: ma scusa, com'è che ti riesci a fare decine di pagine di conti mentre ti cascono le bombe in testa? Lui ha risposto: io mi passo il tempo così, tra un assalto e l'altro, ti risolvo qualche relatività generale. Purtroppo per noi, dopo aver fatto questa produzione, è morto di tifo. Il tifo era molto diffuso nelle trincee. Ecco, adesso vediamo se il nostro Sole venisse compresso alle dimensioni per diventare un buco nero. Le dimensioni sarebbero circa 3 chilometri. Cioè, quindi vedete, per generare un buco nero noi dobbiamo stringere molta massa in una regione molto piccola. Ecco, quindi in realtà un po' più piccola della nocciolina. Questo è un altro buco nero, questo è un buco nero di grandezza stellare, grande quanto Manhattan. Poi andiamo ad aumentare. Ecco, vedete, questa è la dimensione di tre stelle compresse, la dimensione di una città, e allora facciamo un buco nero. Ma vedete, questa è M82, cominciamo già ad avere delle dimensioni di buco nero centrale delle galassie. Vedete quanto pesa il buco nero di M82, vedete quanti soli, mille volte, che è una più o meno di media statura. Adesso cerchiamo di andare, ecco, questi sono i supergiganti, questi sono
tanto per avere un'idea della dimensione del nostro sistema solare, questo è il buco nero centrale di una galassia gigante. Quindi galassia gigante, c'è il buco nero gigante. E vedete che in termini di massa di soli ne ha uno sbaracco. E avendo sto sbaracco lo dobbiamo comprimere. Questi sono tutti i soli che vengono, e non basta, e non basta ancora, no? Rende l'idea delle dimensioni del cosmo. 20 miliardi di soli, perché uno dice 20 miliardi, cosa vuoi che sia? È veramente un fracco di roba. Quelli poi, sì, quello è un altro discorso, infatti. Quello che conosciamo è il 5% della materia, tutto il resto, ecco, vedete, il nostro è i 4 milioni di anni di soli. È vicino a una sorgente sia radio che X chiamata Sagittario A, quindi questo implica che, se volete vedere il centro della galassia, è nella costellazione del... Vabbè, ok, finito. E a questo punto vediamo un po' di aumentare l'ultimo passaggio. Riesci ad andare sulla galassia di Andromeda? Sì. Negli ultimi 10 minuti? Andiamo a vedere il nostro compagno, perché abbiamo visto le galassie. E la galassia grossa, grande, più vicina, perché intorno alla nostra Via Lattea ruotano le grandi e le piccole nubi di Magellano, ma sono galassiette abbastanza piccole. La nostra vera gemella, in realtà è un po' più grande di noi, è la galassia di Andromeda. Vedete, anche lei ha dei compagni. Questo oggetto qui ruota intorno alla galassia di Andromeda, e siccome il grande mangia sempre il piccolo anche nello spazio, questa galassietta finirà per essere inglobata nella galassia di Andromeda. La galassia di Andromeda, voi sapete tutti che l'universo si sta espandendo, è l'unica che invece sta venendo contro di noi. Quindi tra 1-2 miliardi d'anni potremmo assistere, per quelli che ci saranno, una cosa strana, che è una collisione tra due galassie. Le due galassie si scontreranno, i due buchi neri si scontreranno, diventeranno un solo buco nero pesante il doppio, e la galassia finale sarà molto più grande di quello che noi abbiamo. Vogliamo vedere il filmato di quel che succederà? È subito dopo? È subito dopo, è Andromeda. No. Scusate, no. Questo è quello che succede. No, facciamo questo, dai. Succede quando un astronauta finisce nel buco nero. Spaghettification. Adesso, se voi uscirete di qui con un nuovo vocabolo, che è quando un astronauta cade nel buco nero, visto che lo spazio-tempo diventa sempre più, viene strecciato, viene allungato, anche l'astronauta viene allungato, e questo fenomeno viene chiamato spaghettification. Evidentemente quello che l'ha coniato aveva fame. Vabbè, questo è il buco nero, andiamo avanti alla nebulosa di la collisione. Eccola qua. Questa è la nostra galassia. Vedete? Stiamo parlando di miliardi d'anni. Chissà chi dei due non tiene la precedenza. In realtà qui viene stimato un tempo maggiore, in realtà probabilmente 2 miliardi d'anni. Si stanno avvicinando. Poi c'è un'altra galassia del nostro gruppo locale che sta a guardare. Vedete, iniziano un balletto gravitazionale tra di loro, perché non sono corpi solidi. In realtà sono fatte quasi di niente. La distanza tra stella e stella è altissima. E vedete, pian piano cominciano a danzare, i due nuclei cominciano ad avvicinarsi sempre di più. Vedete, si parla di qualche miliardo d'anni. E poi pian piano quello che verrà formato è una galassia più grande. Esattamente. No, non vorrei essere nei panni di quello che deve ricevere i soldi dal perito, perché se il tempo scala di avere i soldi
paragonabile alla dimensione delle galassie. Ecco, noi li vediamo, se quando noi puntiamo i telescopi, noi vediamo sempre, molto spesso, queste collisioni. Adesso qui è tra una simulazione del computer e quello che vediamo realmente. Questa è la simulazione. Ovviamente gli incontri possono essere di tutti i generi. Vedete, questa è una visione 3D. E questo è quello che noi vediamo con i telescopi. Quindi le collisioni tra galassie sono estremamente comuni. Questo è il balletto e noi vediamo. Vedete? Adesso andiamo avanti con la simulazione. Ed è questo, di nuovo, un altro tipo di galassia che noi vediamo veramente. Naturalmente qui nel computer ci possiamo permettere di vederle in tutte le direzioni, mentre ovviamente nel cielo no, perché non abbiamo in maniera ovvia la terza dimensione. E poi vedete che man mano che questo materiale che era stato buttato fuori dalla galassia pian piano ricade. Vediamo, questa era l'ultima animazione. Vediamo un po'. Vabbè, questo è il wormhole. Beh, lasciamolo vedere qui. Ovviamente molti di voi sanno che quando si forma un buco nero, probabilmente, secondo alcune soluzioni, si forma anche un ponte tra universi paralleli o tra diversi punti dello spazio-tempo dello stesso universo, ma questo passaggio è estremamente instabile. Non si ha un modo per tenerlo aperto se non usando energia oscura, probabilmente. Ok, io Nembo, se mi fermerei qui. Va bene. Ok, allora, dai, se volete fare delle domande. Allora, come avete visto, abbiamo fatto un tour molto alla giapponese, toccata e via. Vi faranno male i piedi perché ovviamente i giapponesi fanno 8.000 chilometri in 2 ore, vedono tutta l'Italia, però almeno non ci siamo persi le valigie, quantomeno, almeno spero, vediamo. Se avete delle domande, un po' su tutto, grazie. No, in realtà il vantaggio nostro è che, come dicevo, lo spazio tra le stelle è molto grande. Tanto per avere un'idea, se noi se avessimo il Sole qui, la stella successiva sarebbe tipo al Polo Nord, quindi la galassia è fatta sostanzialmente di niente con alcuni granelli che corrispondono alle stelle. Quando c'è questa penetrazione tra le due galassie, uno scontro diretto stella a stella è molto improbabile, ma può succedere due cose molto brutte. Allora, sicuramente non c'è uno scontro diretto stella a stella, c'è però uno scontro gas-gas. Questo gas, perché abbiamo visto nelle galassie c'è molto gas, questo gas si scontra, si comprime, ma comprimendo questo gas improvvisamente parte una formazione stellare estremamente violenta. Questo provoca molte stelle giganti e 100.000 anni dopo tantissime ipernove, per esempio, e questo potrebbe darci un po' di fastidio. Questo sostanzialmente. L'altra cosa che ci potrebbe succedere, che non è bellina, è che io non richiedo che due stelle si scontrino, ma basta che una stella passi vicino a noi. Esattamente, c'è una perturbazione gravitazionale sulla, per esempio, nube di Oort, che potrebbe focalizzare tantissime comete verso la Terra, verso la parte interna del Sistema Solare. Questo è stato già, è un'ipotesi di lavoro che alcuni usano per poter, per esempio, giustificare le estinzioni ricorrenti che si ha nella storia della vita della Terra. Non è accettata da tutti, però alcuni... S-
Sì, diciamo che la Terra è abbastanza al sicuro perché è estremamente vicina al Sole, quindi la trazione dominante sarebbe quella del Sole. Il problema è che questa stella che passerebbe vicino al nostro sistema solare avrebbe molta più influenza sulle parti esterne e quindi potrebbe focalizzare tutto quello che c'è nella parte esterna verso la parte interna. E quindi se c'è una migrazione di massa di asteroidi e comete verso l'interno, qualcuno potrebbe cascarsi in testa. Scusate, potete passarvi il microfono gentilmente che è sul palco, così almeno sentono bene tutti. Danilo, io, per favore, grazie. C'ho il guinzaglio io, è no, quello. Danilo, tieni premuto il bottone per qualche secondo finché non si accende la luce. Perfetto, grazie. Ho visto in internet un'immagine di una galassia che stava fagocitando un'altra galassia. Ovviamente si tratta non della Via Lattea, ma di Andromeda e un'altra. Vorrei sapere qualcosa su questo. No, è esattamente quella simulazione che abbiamo visto, in cui, quando vi dicevo questo è quello che osserviamo, sono tutte le stelle, tutte le galassie che stanno fagocitando altre galassie. Magari la possiamo rivedere, Nembo? Sì. Galaxy Collision. Eccoli, sì. Questo bello. Ecco, questa è la parte al computer, ma adesso vedremo. Questo è esattamente quello che si vede. La galassia a destra si sta mangiando e fagocitando la galassia a sinistra. E noi, siccome abbiamo tantissime galassie, circa 100 miliardi a disposizione, prima o poi, guardandole tutte, riusciamo a vedere tutte le fasi di questo scontro. Ce ne sono altre che sono a una fase più avanzata, queste. Sì. Vedete questo blu intorno? Quel blu intorno è esattamente quell'episodio di formazione stellare molto accelerata che ci potrebbe dar fastidio. Adesso magari adesso si vede, ecco quel blu, quelle corone blu. Questo, sì. Una specie di nebbia. Quello sono le stelle che hanno cominciato a formarsi molto violentemente. Ma in pratica nasce una sola galassia più grande? Nasce una galassia più grande, sì. Che unisce tutto o solo il meglio di entrambe le galassie? No, tutto, le galassie non fanno distinzione, prendono buchi neri, pulsar, neutroni, tutto quello che... Nel senso non scartano nulla questo? Non scartano nulla, tutto viene riciclato. Danilo, microfono, per favore. Sì, qualcosina sfugge perché ovviamente l'energia che viene pompata dentro, alcune stelle sono molto veloci e possono abbandonare il sistema, ma sono relativamente poche. Lui c'era. I meccanismi di formazione delle supergiganti e delle ipergiganti rosse, perché che sono bianche si capisce. La rossa presuppone che prima c'era una stella molto grande che poi incontra dei processi simili al Sole ma su scala molto più grande, esattamente. Con composti diversi. Però esattamente, diversi. Praticamente cosa succede? Quando una stella molto grande comincia a finire il carburante centrale, quindi sostanzialmente idrogeno, siccome la reazione successiva che coinvolge l'elio è molto più calda, richiede temperature più grandi, la stella cosa fa? Siccome la stella alla fine è una grande com'è che si chiama? È termoregolata, lei inizia a comprimersi perché comprimendosi aumenta la propria temperatura. Ma cosa succede? Che non solo al centro cominciano le reazioni nucleari che riguardano l'idrogeno, ma anche nelle parti esterne il gas compresso invece comincia a riaccendere l'idrogeno delle parti esterne. Quindi noi abbiamo come una specie di cipolla in cui abbiamo tante livelli in cui ci sono reazioni nucleari diverse. Questi livelli fanno sì che la parte più esterna, che si prende una botta di calore mostruosa, perché in fin dei conti lei è sopra tante reazioni nucleari diverse, questa parte superiore comincia invece, che viene scaldata, a diventare sempre più grande, sempre più grande, e diventa una gigante. Ma siccome lei non ha reazioni nucleari, diventando più grande si raffredda, ma raffreddandosi diventa rossa. Okay.
cosa magari stupida, e quando abbiamo visto la simulazione del buco nero ci ha indicato l'orizzonte degli eventi così interno rispetto al buco nero, io mi aspettavo che fosse molto più all'esterno, cioè mi dici che c'è qualcosa che può ancora scappar via, sì, nonostante sia così ancora all'interno. Sì, perché diciamo, se io ho un orizzonte degli eventi che è grande così più o meno, la materia che cade e che mi fa vedere il buco nero, tra virgolette, è molto più distante. Se il buco nero è al centro del palco ed è grande più o meno così, la materia calda che spiraleggia intorno è a 4-5 volte dalla distanza dell'orizzonte degli eventi, anche perché una volta che è caduta dentro nell'orizzonte degli eventi io non lo vedo più, quindi si chiama orizzonte degli eventi proprio perché è il punto di non ritorno oltre il quale niente può tornare, quasi. Dipende adesso dal tipo di buco nero, perché se ci sono dei buchi neri che ruotano esiste una regione chiamata ergosfera da cui qualcosa può uscire, sì, sostanzialmente in termini di energia, oppure può uscire della radiazione, ma sempre nelle vicinanze dell'orizzonte degli eventi. Una volta dentro sei dentro e non se ne parla più. Questo software che hai usato per il viaggio nel... Sì? È per Nembo la domanda, allora. Sì, 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 no. Parli pure. Space Engine. Ripeti pure. Chiedevano dettagli sul software. Il software è un software, è un freeware, quindi è scaricabile. Il sito è... se cerchi Space Engine su Google, poi vai al sito. Il sito è in russo, però c'è anche, per fortuna, la versione in inglese. Si scarica e mi pare un giga o qualcosa del genere. Però deve avere una scheda grafica buona, questo è importante. Secondo traduco, me... almeno 150 euro di scheda grafica. Esatto. Come? Sistema operativo. Sistema operativo Windows. Io c'ho Mac, no? Infatti non lo posso montare. Bene, ok, se non ci sono altre domande, ringraziamo di nuovo Sandro. Grazie a voi per la pazienza. E io vi do appuntamento. Sicuramente spero che non avete preso nessuna malattia, nessun mal di pancia in questo tour, perché essendo virtuale. Vi do appuntamento poi oggi pomeriggio alle 3:30 su in sala Jupiter. Grazie e buon pranzo.